La Van de Artic è stata un po' una prima con questa idea di fare il Giro dell'Islanda. I modelli meteo non erano assolutamente in fase con quella che era la realtà e questo ha determinato delle grosse difficoltà. E in più, quando sono arrivato chiaramente alla porta, avevo dei danni alla barca, dovevo riparare la mia randa e mi sono avvicinato a terra pensando di trovare meno vento e in realtà ho cominciato a avere delle raffiche di vento catabatico molto molto forti. E quindi sono arrivato vicino all'Islanda, vicino a terra perché volevo ripararmi e volevo riparare la randa e appunto lì ho cominciato ad avere una serie di raffiche di vento catabatico molto molto forti, non riuscivo più a appoggiare e quindi insomma non è stato semplice. Credo che ci sia un po' di lavoro per organizzare una regata intorno all'Islanda e insomma forse anche un po' non sarà sbagliato abbassare un po' le aspettative. Nel Grande Sud in realtà non si vivono delle condizioni come queste, perché il vento nei regimi depressionari aumenta sempre progressivamente e perché poi chiaramente non ci sono assolutamente venti catabatici, siamo sempre in mezzo al mare con delle masse d'aria abbastanza compatte e circoscritte, quindi diciamo le variazioni del vento sono molto prevedibili. Attention, Ok. voilà, et ça c'est pour prendre des forces pour l'Ironman maintenant. Après avoir fait la course, le semi-marathon, maintenant c'est dans quelques jours l'Ironman. Vous voulez être arrosé ou pas? Oh ben oui, tant qu'à faire, hein. Tant On qu'à veut faire, oui, on veut participer à la fête, nous. J'ai le droit de les faire voler ou pas? Oh ben bien sûr, au contraire. Ouais. C'est la fête ici. Ouais! Ça porte bonheur! Bravo! Super! Ah, c'est super!